Buonasera, questa è una puntata dedicata a uno dei miei racconti preferiti di Bulgakov, che è lo stesso autore del Maestro Margherita. E Michail Bulgakov era medico, anzitutto, ed era medico in un'epoca particolare. Lui, quando ha terminato gli studi di medicina, aveva 23-24 anni e all'epoca i neolaureati in medicina venivano spediti immediatamente negli ospedali. Non di provincia, ma proprio di campagna. In effetti loro erano gli unici medici, cioè si ritrovavano in un casolare con un ambulatorio e magari un paio di infermieri e un'ostetrica e dovevano sbrigarsela. Il primo dei racconti contenuti in questa raccolta si intitola L'asciugamano col galletto, è quello che vi leggerò stasera. Avvertenza. Si parla di un'operazione chirurgica e questa viene descritta piuttosto in dettaglio. Io personalmente lo trovo tollerabilissimo. Quindi sono racconti di certa ispirazione autobiografica e l'asciugamano col galletto. Se uno non ha mai viaggiato in carrozza per sperdute strade di campagna, è inutile che glielo racconti, comunque non capirebbe. E a chi ci ha viaggiato non voglio ricordarlo. Dirò brevemente, per percorrere le 40 verste che separano la città di Grachovka, capoluogo di distretto, dall'ospedale di Muré, io e il mio vetturino impiegammo 24 ore esatte. Anzi, l'esattezza fu addirittura curiosa. Alle 2 del pomeriggio del 16 settembre 1917 eravamo davanti all'ultimo magazzino situato sul confine di quell'ammirabile città di Grachovka e alle 2:05 minuti del 17 settembre dello stesso indimenticabile 1917 stavo in piedi nell'erba calpestata, morente e macerata dalla pioggerella di settembre, nel cortile dell'ospedale di Muré. Ci stavo in questo modo, le gambe irrigidite, a tal punto che lì nel cortile, annebbiato com'ero, andavo sfogliando mentalmente le pagine dei manuali, cercando ottusamente di ricordare se esisteva davvero, o me l'ero sognata la notte prima al villaggio di Gravilovka, una malattia per cui si irrigidivano i muscoli. Come si chiamava la maledetta in latino? Ognuno di quei muscoli doleva di un dolore insopportabile che ricordava il mal di denti. Delle dita dei piedi non è neppure il caso di parlare, ormai non si muovevano più negli stivali, se ne stavano lì tranquille, simili a moncherini di legno. Confesso che in una crisi di pusillanimità maledissi sottovoce la medicina e la domanda di iscrizione che avevo presentato 5 anni prima al rettore dell'università. Dall'alto di quel momento la pioggia cadeva come da un setaccio, il mio cappotto era gonfio come una spugna. Con le dita della mano destra cercavo invano di afferrare la maniglia della valigia, alla fine sputai nell'erba bagnata. Le mie dita non potevano afferrare nulla e di nuovo, infarcito com'ero di ogni sorta di nozioni prese da interessanti libri di medicina, mi tornò in mente la malattia, la paralisi. Paralisis, mi dissi disperato mentalmente, il diavolo sa perché. Alle vostre strade, presi a dire con le labbra legnose, livide, bisogna abituarsi. E così dicendo, chissà perché, fissai con cattiveria il vetturino, anche se lui, a dire il vero, di quella strada non aveva colpa. Compagno dottore, rispose il vetturino, anche lui muovendo appena le labbra sotto i baffetti chiari. Sono 15 anni che viaggio, ancora non riesco a abituarmici. Rabbrividii, abbracciai con uno sguardo desolato l'edificio bianco e scalcinato a due piani, le pareti di travi non imbiancate della casetta dell'infermiere, la mia futura residenza. Una casa a due piani, molto pulita, con misteriose finestre sepolcrali, e tirai un lungo sospiro. E subito, invece delle parole latine, mi balenò torbidamente in testa una frase dolce che aveva cantato nel mio cervello, istupidito dagli sballottamenti e dal freddo, un grasso tenore dai polpacci azzurri. Salve dimora casta e pura, che è un pezzo del Faust di Huguenot. Addio, addio per molto, teatro Bolshoi, rosso dorato, Mosca, le vetrine, addio, addio. La prossima volta mi metterò un pellicciotto di pecora, pensavo, pieno di rabbiosa disperazione, strappavo le cinghie della valigia con le dita anchilosate. Io, anche se la prossima volta sarà già ottobre, ma piuttosto mi metto due pellicciotti. E prima di un mese non ci vado, non ci vado a Graciovka. Pensate un po' voi, mi è toccato anche pernottare. Abbiamo fatto 20 verste e ci siamo ritrovati in un'oscurità di tomba. Notte, ci è toccato pernottare a Grabilovka.
Il maestro ci ha fatti entrare. Stamattina siamo partiti alle 7 e si viaggiava, santi del paradiso, più lentamente che a passo d'uomo. Una ruota sprofonda in una buca, l'altra si solleva per aria, la valigia sui piedi, boom! Poi su un fianco, poi sull'altro, poi batti col naso in avanti, poi con la nuca. E da lassù piove. Piove e ti si gelano le ossa. Avrei mai potuto credere che a metà di settembre un uomo potesse assiderarsi nei campi come nel più rigido inverno. E invece a quanto pare può. E mentre stai morendo di morte lenta, vedi sempre lo stesso, identico, spettacolo. A destra la campagna gobba e rosicchiata, a sinistra un boschetto tisico e lì vicino izbe, bige e sgangherate, 5 o 6 in tutto. E pare che dentro non ci sia anima viva. Silenzio, silenzio intorno. La valigia finalmente cedette. Il vetturino vi si sdraiò sopra con la pancia e me la scaraventò proprio addosso. Io volevo trattenerla per la cinghia, ma la mano si rifiutò di funzionare. La mia compagna di viaggio, rigonfia e esasperata con i libri e ogni genere di carabattole, piombò dritta nell'erba, assestandomi un colpo sulle gambe. «Oh, signore!» cominciò il vetturino spaventato, ma non feci nessuna rimostranza. Le mie gambe erano comunque da buttare via. «Ehi, di casa! Ehi!» si mise a gridare il vetturino, agitando le braccia come un gallo le ali. «Ehi, vi ho portato il dottore!» Allora, ai vetri scuri della casetta dell'infermiera apparvero delle facce, vi si incollarono, una porta sbatté, ed ecco, vidi un uomo in paltoncino lacero e stivalucci arrancare sull'erba verso di me. Si tolse ossequiosamente e frettolosamente il berretto e poi, avvicinatosi di due passi, chissà perché, sorrise, vergognoso, e con una vocetta roca mi salutò. «Buongiorno, compagno dottore!» «Lei chi è?» domandai. «Sono Egorich», si presentò, «il custode di qua. È da un pezzo che l'aspettiamo». Quindi afferrò la valigia, se la gettò sulle spalle e partì. Io presi a zoppicare dietro di lui, cercando senza successo di infilare la mano nella tasca dei pantaloni per estrarne il portamonete. Un uomo, in sostanza, ha bisogno di ben poco e prima di tutto ha bisogno del fuoco. Ricordo ancora, a Mosca, prima di partire per la desolazione di Murè, mi ero ripromesso di tenere un contegno posato. La mia aria giovane mi aveva avvelenato l'esistenza nei primi passi della mia carriera. A tutti dovevo presentarmi come il dottor tal dei tali. E nessuno mancava di inarcare le sopracciglia e domandare: «Davvero? Io che pensavo che fosse ancora uno studente». «No, no, ho finito», rispondevo tetro e pensavo: «Bisogna che mi metta a portare gli occhiali, sì». Ma non avevo motivo di portare gli occhiali, i miei occhi erano sani e la loro limpidezza non era ancora stata offuscata dall'esperienza della vita. Non potendo contare sugli occhiali per difendermi dai continui sorrisi condiscendenti e affettuosi, cercavo di elaborare un modo di fare speciale che incutesse rispetto. Cercavo di parlare con misura e con autorità, di trattenere per quanto possibile i movimenti bruschi, di camminare, non di correre come i neolaureati di 23 anni. Il tutto, come capisco ora che sono passati tanti anni, mi riusciva malissimo. In quel frangente violai questo mio codice di comportamento non scritto. Sedevo tutto raggomitolato, sedevo in calzini e non nello studio in qualche posto del genere, ma in cucina, come un adoratore del fuoco. Mi protendevo ispirato e appassionato verso i ceppi di betulla che bruciavano nella stufa. Alla mia sinistra c'era una tinozza capovolta. Su di esse erano posate le mie scarpe, lì accanto a un gallo spennato e nudo dal collo insanguinato, e accanto al gallo il mucchio delle sue penne multicolori. Il fatto è che ancora in stato di assideramento ero riuscito a compiere tutta una serie di azioni che la vita stessa aveva richiesto. Axinia, dal naso a punta, la moglie di Egorich, era stata da me confermata nel suo incarico di cuoca. Proprio in conseguenza di ciò il gallo era perito per mano sua. Dovevo mangiarmelo io. Inoltre, avevo fatto conoscenza con tutti. L'infermiere diplomato si chiamava Demian Lukic, le ostetriche, Pelagia Ivanovna e Anna Nikolaevna. Avevo avuto il tempo di fare il giro dell'ospedale e con assolutissima evidenza mi ero persuaso che disponeva di un ricchissimo strumentario. Anzi, con altrettanta chiarezza ero stato costretto a riconoscere, fra me e me, naturalmente, che l'uso di moltissimi di quegli strumenti che scintillavano virginalmente mi era del tutto ignoto. Non solo non li avevo mai tenuti in mano, ma, lo confesso francamente, non li avevo mai visti. Borbottai significativamente. «Però da voi c'è un magnifico strumentario». «E come?» osservò dolcemente Demian Lukic. «Tutto grazie agli sforzi del suo predecessore Leopold Leopoldovich.
Lui infatti operava dal mattino alla sera. Qui mi coprii di sudore freddo e guardai con angoscia i rilucenti armadietti di cristallo. Poi facemmo il giro delle corsie vuote e mi convinsi che potevano tranquillamente ospitare 40 persone. Leopold Leopoldovich talvolta aveva anche 50 degenti, mi consolava Demian Lukic. Mentre Anna Nikolaevna, una donna con una gran chioma di capelli brizzolati, non so a che proposito disse: «Lei, dottore, ha un'aria così giovane, ma così giovane! È semplicemente incredibile, sembra uno studente!» «Oh, diavolo!» pensai. «Sembra che si siano messi d'accordo, parola d'onore!» E farfugliai a denti stretti, seccamente. «No, cioè, io sì, ho un'aria giovane!» Poi scendemmo in farmacia e vidi subito che ci mancava solo il latte di gallina. Nelle due stanze un po' buie si sentiva un intenso odore di erbe e sugli scaffali c'era tutto quello che si poteva desiderare, persino dei medicinali stranieri brevettati, e forse il caso di aggiungere che non li avevo mai sentiti nominare. «Li ha fatti arrivare Leopold Leopoldovich», riferì con orgoglio Pelagia Ivanovna. Era proprio un tipo geniale, questo Leopold, pensai, e fui pervaso dal rispetto per quel misterioso Leopold che aveva abbandonato la tranquilla Mure. Un uomo, oltre che del fuoco, ha bisogno anche di ambientarsi. Da un pezzo il gallo era stato mangiato, Egorich mi aveva imbottito un pagliericcio, lo aveva ricoperto con un lenzuolo, la lampada era accesa nello studio della mia residenza. Io sedevo e, come incantato, guardavo la terza conquista del leggendario Leopold. Lo scaffale era pieno, zeppo, di libri. Di soli manuali di chirurgia in russo e in tedesco contai di sfuggita circa 30 volumi. E la terapia, meravigliosi atlanti di dermatologia. Avanzava la sera e io mi stavo ambientando. «Io non ho nessuna colpa», pensavo ostinatamente e tormentosamente. «Ho la laurea. Ho 15,5 sul libretto. 5 era l'equivalente del 30. Avevo ben precisato, quando ero ancora nella grande città, che volevo un posto di aiuto. Ma che? Loro sorridevano e dicevano: «Si ambienterà. Prendi e porta a casa. E se mi arriva un'ernia, me lo spiegate voi come ci ambienterò? E in particolare, come si sentirà il malato d'ernia sotto le mie mani? Si ambienterà all'altro mondo?» E qui sentì freddo lungo la colonna vertebrale. «O un'appendicite purulenta. Ah, un group difterico fra i ragazzini del villaggio. Quando è prevista la tracheotomia? E anche senza tracheotomia avrò poco da stare allegro. E i parti! Mi ero dimenticato i parti. Le presentazioni anomale. Oddio, cosa farò? E come sono sconsiderata. Bisognava rifiutare questa condotta, bisognava. Si trovassero pure un qualche Leopold». Angosciato e avvolto dal crepuscolo, presi a camminare in su e in giù per lo studio. Quando arrivavo all'altezza della lampada, nella finestra, vicino alle fiammelle della lampada, vedevo balenare il mio volto pallido nella sconfinata oscurità dei campi. «Assomiglio al falso Demetrio», pensai a un tratto stupidamente, e tornai a sedermi alla scrivania. Per 2 ore mi torturai in solitudine e mi torturai a tal punto che ormai i miei nervi non supportavano più le paure che mi ero creato. Allora cominciai a calmarmi e perfino a fare dei progetti. Dunque, dicono che adesso ci siano pochissime visite. Nei villaggi si macera il lino, le strade sono impraticabili. «È proprio adesso che ti porteranno l'ernia», tuonò una voce severa nel mio cervello. «Perché con le strade impraticabili un uomo con raffreddore e malattia facile non si metterà in viaggio, ma l'ernia la trascineranno fin qui. Sta tranquillo, caro collega dottore». La voce non era stupida, vero? E trasalii. «Taci», dissi alla voce. «Mica deve essere per forza un'ernia. Cosa sono questi isterismi? Quando si è in ballo bisogna ballare». «Ah, hai voluto la bicicletta, adesso pedala», ribatté malignamente la voce. «Non mi separerò mai dal prontuario. Se devo prescrivere qualcosa, posso riflettere mentre mi lavo le mani. Il prontuario resterà aperto proprio sul registro dove annoterò i pazienti. Prescriverò ricette utili, ma semplici. Un po' di salicilato di sodio, una dose da mezzo grammo 3 volte al dì. «Puoi prescrivere del bicarbonato», replicò il mio interlocutore interiore, prendendomi palesemente in giro. «Che c'entra il bicarbonato? Io prescriverò anche l'infuso di ipecacuana da 180 o da 200, scusate tanto».
E qui, benché nella solitudine sotto la lampada, nessuno pretendesse da me dell'ipecacuana, sfogliai pusillanimemente il prontuario farmaceutico, controllai l'ipecacuana e di sfuggita lessi anche meccanicamente che al mondo esisteva una certa insipina. Altro non era che solfato dell'etere di glicolico della chinina. A quanto pare non aveva il sapore di chinino, ma che serviva? E come la si prescriveva? Cos'era una polvere? Ma che andasse al diavolo. Insipina a parte, che ne facciamo di quell'ernia? Mi incalzava caparbiamente la paura sotto forma di voce. Farò sedere il malato nella vasca da bagno. E proverò a ridurla. Strozzata, angelo mio, che c'entrano le vasche da bagno a diavolo? Strozzata, cantava la paura con voce demoniaca. Bisogna operare. A questo punto mi arresi e per poco non mi misi a piangere. Allora inviai una preghiera all'oscurità oltre la finestra, tutto quello che voleva, ma non un'ernia strozzata. E intanto la stanchezza cantilenava. Va a letto, sventurato Esculapio, fatti una bella dormita, domattina si vedrà. Calmati, giovane nevrastenico, guarda, l'oscurità fuori dalle finestre è serena, dormono i campi gelati, non c'è nessuna ernia. E domani mattina si vedrà. Ti ambienterai. Dormi, lascia stare l'Atlante, tanto non ci capiresti un accidente. L'anello erniario. Non mi resi neppure conto di come fosse piombato dentro. Ricordo che la sbarra della porta sferragliò, Axinia pigolò qualcosa e poi di là delle finestre passò stridendo un carro. Lui senza cappello, col pellicciotto corto sbottonato, la barbetta arruffata, gli occhi folli. Si fece il segno della croce e cadde in ginocchio, batté la fronte sul pavimento per me. Sono perduto, pensai con angoscia. Ma su, che fa? Mi misi a farfugliare, lo tirai per la manica grigia. Ebbe una smorfia e, ansimando, per tutta risposta cominciò a mormorare parole sconnesse. Signor dottore, signore, l'unica, è l'unica, l'unica! Proruppe a un tratto con una voce giovanilmente squillante, tanto che vibrò il paralume della lampada. Ah, oh, mio signore! Si torse angosciato le mani e di nuovo batté la fronte contro le tavole del pavimento, come se volesse spaccarle. Perché? Perché questo castigo? Che abbiamo fatto per meritare la sua collera? Cos'è successo? Esclamai, sentendomi gelare il viso. Balzò in piedi, fece un gesto brusco e sussurrò così: Signor dottore, quello che vuole. Pagherò. Prenda i soldi che vuole, quanti ne vuole. Le procureremo roba da mangiare, purché non muoia. Purché non muoia, che resti pure storpia, non importa. Gridava verso il soffitto. Abbiamo abbastanza per mantenerla, abbastanza. Il volto pallido di Axini era sospeso nel riquadro nero della porta. L'angoscia si avviluppò intorno al mio cuore. Cosa? Parli! Esclamai. Si calmò e in un sussurro, come in segreto, mi disse, e i suoi occhi diventarono senza fondo. È caduta nella gramola. Nella gramola. Cos'è la gramola? Domandai. Il lino. Maciullavano il lino, signor dottore, spiegò Axinia in un sussurro. La gramola. Ci maciullano il lino. Ecco. Ci siamo, ecco. Perché sono venuto qui? Pensai terrorizzato. Ma chi? Mia figlia. Rispose lui in un sussurro e poi gridò. Si gettò nuovamente a terra, i capelli tagliati a caschetto gli ricaddero sugli occhi. La lampada a petrolio con il paralume di latta che la ricopriva brillava forte dai due becchi. Sul tavolo operatorio, sull'incerata bianca e odorosa di frescola vidi, e l'ernia impallidì nella mia memoria. I capelli chiari dai riflessi ramati pendevano dal tavolo come una massa stopposa, arruffata e arida. La treccia era gigantesca e la sua estremità toccava il pavimento. La gonna di cotonina era strappata e su di essa il sangue era di vario colore, una macchia bruna e una macchia grassa, vermiglia. La luce della lampada mi parve gialla e viva, e il suo viso, invece, di carta, bianco, col naso affilato. Sul suo volto bianco si spegneva una bellezza davvero rara, immobile, come di gesso. Non sempre, non spesso capita di incontrare un viso come quello. In sala operatoria da una decina di secondi regnava un silenzio assoluto, ma oltre le porte chiuse si sentiva qualcuno che gemeva sordamente, batteva di continuo la testa. Impazzito, pensavo. E le inservienti gli staranno facendo bere qualcosa. Perché è così bella? È vero che lui ha i lineamenti regolari, si vede che la madre era bella. Un vedovo. È vedovo? Sussurrai macchinalmente. Sì, rispose piano Pelagia Ivanovna.
Allora Demian Lukic, con un movimento brusco, quasi rabbioso, strappò la gonna dall'orlo alla cintura e in un attimo denudò la ragazza. La guardai e ciò che vidi superava le mie aspettative. La gamba sinistra, in sostanza, non c'era. Dal ginocchio spappolato partivano brandelli insanguinati, muscoli rossi maciullati e ovunque sporgevano appuntite le bianche ossa schiacciate. L'arto destro era fratturato alla gamba, così che entrambe le ossa spuntavano all'esterno perforando la pelle. Perciò il suo piede giaceva inerte, quasi avulso, girato di fianco. «Già», disse sottovoce l'infermiere, e non aggiunse altro. A questo punto uscii dal mio torpore e le provai il polso. Nel braccio freddo non c'era. Solo dopo qualche secondo trovai un'onda lenta, appena percettibile. Poi ci fu una pausa, durante la quale feci in tempo a guardare le ali del naso illividite e le labbra bianche. Volevo già dire... alla fine. Fortunatamente mi trattenni. Di nuovo passò un'onda filiforme. Ecco come si spegne una persona straziata, pensai. Qui ormai non c'è niente da fare. Ma a un tratto, dissi severamente, senza riconoscere la mia voce. Canfora. Allora Anna Nikolaevna si chinò sul mio orecchio e sussurrò. Perché, dottore, non stia a tormentarsi, perché farle ancora un'iniezione? Adesso se ne andrà, non la salverà. Mi voltai verso di lei, rabbioso e arcigno, e dissi: canfora, per favore. Tanto che Anna Nikolaevna, col viso in fiamme, offesa, si precipitò subito al tavolino e spezzò una fiala. Era chiaro che anche l'infermiere non approvava la canfora. Non di meno, afferrò la siringa con un gesto rapido ed esperto. E l'olio giallo sparì sotto la pelle della spalla. Muori. Muori in fretta, pensai. Muori, altrimenti che ne farò di te? Adesso muore, sussurrò l'infermiere, come se avesse indovinato il mio pensiero. Lanciò uno sguardo al lenzuolo, ma evidentemente ci ripensò, era un peccato insanguinarne uno pulito. Però di lì a pochi secondi la si dovette coprire. Giaceva come un cadavere, ma non era morta. «Ancora canfora», dissi con voce rauca. E di nuovo l'infermiere obbediente iniettò l'olio. «Possibile che non muoia», pensai disperato. «Possibile che mi tocchi». Tutto si rischiarava nel mio cervello e a un tratto, senza manuali di sorta, senza consigli, senza aiuto, capii. La certezza che raggiunsi era ferrea. Che adesso... avrei dovuto fare un'amputazione per la prima volta in vita mia su una persona agonizzante. E quella persona sarebbe morta sotto i ferri. Ah, sarebbe morta sotto i ferri. Non aveva sangue. Per 10 verste era colato tutto fuori dalle gambe maciullate. Non si sapeva neppure se adesso lei sentiva qualcosa, se udiva. Taceva. Perché non moriva? Che cosa mi avrebbe detto il padre impazzito? Preparate per l'amputazione, disse l'infermiere con voce non mia. L'ostetrica mi lanciò uno sguardo selvaggio, ma all'infermiere balenò negli occhi una scintilla di solidarietà ed egli cominciò a darsi da fare con gli strumenti. Sotto le sue mani infuriò il fornello a petrolio. Passò un quarto d'ora. Con terrore superstizioso fissavo quell'occhio spento sollevando la palpebra fredda. Non ci capivo niente. Come poteva vivere un mezzo cadavere? Gocce di sudore mi scorrevano irrefrenabilmente sulla fronte da sotto il berretto bianco e con la garza Pelagia Ivanovna asciugava quel sudore salato. Nel poco sangue che restava nelle vene della ragazza fluiva adesso anche la caffeina. Bisognava iniettarla oppure no? Anna Nikolaevna, col suo tocco lieve lieve, faceva riassorbire le tumefazioni prodotte sulle cosce dalla soluzione fisiologica. E la ragazza viveva. Presi il bisturi cercando di imitare non so chi, una volta all'università avevo visto un'amputazione. Adesso supplicavo il destino che non morisse nella prossima mezz'ora. Che muoia in reparto dopo che avrò finito l'operazione. Ero sostenuto soltanto dal mio buon senso, spronato dall'eccezionalità della situazione. Con la maestria di un esperto macellaio, con un bisturi affilatissimo, praticai un'incisione circolare sulla coscia. La pelle si divise, senza perdere una gocciolina di sangue. E se i vasi cominciano a sanguinare, cosa faccio? Pensavo. E come un lupo lanciavo occhiate bieche al mucchio di pinze emostatiche.
Tagliai un enorme pezzo di carne femminile e uno dei vasi assomigliava a un tubicino biancastro, ma non ne uscì una goccia di sangue. Lo strinsi con una pinza emostatica e andai avanti. Ficcavo quelle pinze emostatiche ovunque. La sala operatoria assomigliò a una clinica. Le pinze emostatiche pendevano a grappoli. Con la garza le tirammo verso l'alto insieme alla carne. Io presi a segare l'osso rotondo con un'accecante sega a denti piccoli. Perché non muore? È incredibile. Oh, che creatura vitale è l'uomo. L'osso si staccò. Fra le mani di Damian Lukic restò quel che era stata la gamba della ragazza. Brandelli di carne, ossa. Buttammo tutto ciò da parte. E sul tavolo apparve una ragazza come accorciata di un terzo, con un moncone scostato da un lato. Ancora, ancora un pochino, non morire, pensavo ispirato. Resisti fino al reparto, lasciami uscire felicemente da questo caso terribile della mia vita. Poi legammo con le bende e poi con lievi rumori schioccanti mi misi a ricucire la pelle a punti radi, ma mi fermai, colpito da un pensiero, capii. Lasciai un drenaggio, introdussi un tampone di garza. Il sudore mi velava gli occhi, mi sembrava di essere in un bagno turco. Sospirai, guardai gravemente il moncone, il volto cereo, e domandai: è viva? Viva! Come un'eco sommessa, risposero insieme l'infermiere e Anna Nikolaevna. Vivrà ancora un minutino? Solo con le labbra, senza suono, mi disse all'orecchio l'infermiere. Poi esitò e consigliò con delicatezza: forse è meglio non toccare neppure l'altra gamba, dottore. Sa, la benderemo con la garza, altrimenti non arriverà al reparto, eh? Sempre meglio che non muoia in sala operatoria. Prepari il gesso, replicai con voce afona, spinto da una forza sconosciuta. Tutto il pavimento era imbrattato di macchie bianche, eravamo tutti sudati. Il mezzo cadavere giaceva immobile, l'arto destro era ingessato e sulla gamba si apriva una finestrella che avevo lasciato per un'ispirazione nel punto di frattura. Vive, mormorò stupito l'infermiere. Poi cominciamo a sollevarla e sotto il lenzuolo si vedeva un avvallamento enorme, avevamo lasciato un terzo del suo corpo in sala operatoria. Poi ondeggiavano ombre in corridoio, scattaiolavano le inservienti e vidi introdursi rasente il muro una figura maschile tutta scarmigliata che emise un urlo soffocato, ma fu allontanata e tutto si acquietò. In sala operatoria mi stavo lavando le braccia insanguinate fino al gomito. Lei, dottore, aveva fatto molte amputazioni, vero? Chiese a un tratto Anna Nikolaevna. È stato molto, molto bravo, non meno di Leopold. In bocca a lei la parola Leopold suonava invariabilmente come Dwayen. Guardai di traverso le loro facce e negli occhi di tutti, anche di Damian Lukic e di Pelagia Ivanovna, lessi il rispetto e la meraviglia. Ma io ne avevo fatte solo due, sa? Perché mentì? Adesso non riesco a capirlo. Nell'ospedale scese la calma, perfetta. Quando morirà, mandi assolutamente a chiamarmi, ordinai sottovoce all'infermiere. E lui, chissà perché, invece di bene, rispose ossequiosamente: sì, signore. Alcuni minuti dopo ero vicino alla lampada verde nello studio dell'appartamento del medico. La casa taceva. Una faccia pallida si rifletteva nel vetro nerissimo. No, io non assomiglio a Demetrio l'usurpatore. E vedete, sembro invecchiato. Ho una ruga sopra l'attaccatura del naso. Fra poco busseranno e diranno: è morta. Sì, e andrò a vederla per l'ultima volta. Fra poco risuoneranno i colpi alla porta. E bussarono alla porta. 2 mesi e mezzo dopo, alla finestra scintillava una delle prime giornate invernali. Lui entrò, solo allora lo vidi bene. Sì, i lineamenti del viso erano davvero regolari, sui 45 anni, gli brillavano gli occhi. Poi un fruscio, saltellando su 2 stampelle. Entrò una ragazza di incantevole bellezza, con una gamba sola. Portava una gonna molto ampia, con un gallone rosso cucito tutto intorno all'orlo. Mi guardò e le sue guance si colorirono di rosa. A Mosca, e presi a scriverle l'indirizzo. Là le metteranno una protesi, un arto artificiale. Bacia la mano, disse un tratto il padre, inaspettatamente. Io mi smarrii a tal punto che invece delle labbra le baciai il naso.
Allora, appendendosi alle stampelle, lei svolse un pacchetto e ne cadde un lungo asciugamano candido su cui era ricamato un ingenuo galletto rosso. Ecco cosa nascondeva sotto il cuscino quando la visitava. Ecco perché, ricordo, c'erano dei fili sul tavolino. Non posso accettarlo, dissi severamente e scossi perfino il capo. Ma lei fece una faccia tale, certi occhi, che lo presi. E per molti anni restò appeso in camera mia, Mouret. E poi andò peregrinando insieme a me, finché divenne liso, si logorò, si bucò e scomparve, come si lograno e scompaiono i ricordi. Vi abbraccio.